Ciao a tutti ragazzi. Fino adesso nell'andare a considerare una soluzione abbiamo preso in considerazione dei soluti che erano o solidi oppure liquidi e quindi la loro solubilizzazione era del tutto indipendente dalla pressione. Oggi vediamo cosa accade quando all'interno di un liquido viene disciolto un gas e quindi andiamo a vedere qual è il comportamento della soluzione. Il principio che regola la solubilizzazione dei gas è la legge di Henry, la quale presenta numerosi risvolti pratici in natura. Per esempio, spiega bene il fenomeno di scambio di ossigeno CO2 negli alveoli polmonari. Ci spiega anche la solubilizzazione dell'ossigeno all'interno delle acque, ossigeno importante per la fauna. Ci spiega anche come enormi quantità di CO2 vengano assorbiti dagli oceani. I gas possono andare in soluzione attraverso due modalità. La prima è quella di andare a reagire con il solvente. Un tipico esempio è la SO2. La SO2, che è un forte inquinante atmosferico, reagendo con l'acqua, dà origine all'acido solforoso. Quindi in questo caso abbiamo avuto nella soluzione una reazione chimica. Il secondo caso invece, un gas per esempio come l'azoto o l'ossigeno, possono passare tal quali in soluzione senza modificare la loro natura chimica. Nei due casi che vi ho citato, il primo caso, quello relativo alla SO2, non definisce quindi una idealità della soluzione, il secondo caso invece sì. Va detto che questa legge vale per gas quindi che rimangono inalterati all'interno della soluzione e che si disciolgono in quantità estremamente piccole, quindi sono poco solubili in soluzione acquosa. Consideriamo un recipiente chiuso a temperatura costante e poniamo a contatto un liquido, in questo caso noi faremo sempre riferimento all'acqua, e un gas. Che cosa accade? Che dopo un certo periodo di tempo si andrà a instaurare un equilibrio tra le particelle di gas che entrano in soluzione e le particelle di gas che ritornano allo stato aereiforme. Se andiamo ad applicare una pressione P sul recipiente, ci accorgeremo che avremo avuto un aumento delle particelle entrate in soluzione e dopo un certo periodo di tempo avremo quindi un secondo equilibrio in cui le particelle ritorneranno allo stato gassoso. La legge di Henry si basa sulla legge di Raoul. La legge di Raoul fa riferimento al comportamento di soluzioni ideali. Se consideriamo una miscela binaria composta da due sostanze A e B e queste vengono immesse in un recipiente a temperatura costante, dopo un certo periodo di tempo, quindi due composti A e B, dopo un certo periodo di tempo assistiamo a un equilibrio in cui troviamo A e B allo stato liquido più componenti di A e B allo stato gassoso. Quindi la legge di Raoul cosa ci dice? Che considerata per esempio una soluzione binaria, la pressione parziale di ciascun componente è proporzionale alla pressione che avrebbe esercitato se fosse stato allo stato puro. Per cui possiamo scrivere per esempio per la componente A che la pressione di vapore della componente A sarebbe stato pari alla sua pressione di vapore per la sua frazione molare e che la pressione del componente B sarebbe stata pari alla pressione di vapore del componente puro per la sua frazione molare e che quindi la pressione totale sarebbe stata pari alla pressione di A del componente puro per la sua frazione molare più la pressione di vapore del componente puro per la sua frazione molare, in questo caso di B. Prove sperimentali
hanno invece dimostrato che quando abbiamo a che fare con dei soluti, in questo caso ci riferiamo a un gas, e la quantità è nettamente inferiore alla fase liquida, quindi con X, quindi la frazione molare del gas molto minore rispetto alla frazione molare del liquido, otteniamo quella che è una deviazione significativa dalla legge di Raoult. Quindi Henry, sulla scorta di questi esperimenti, andò a modificare la legge di Raoult e egli affermò che per x con b, per esempio, tendente a zero, quindi quando la componente del soluto è nettamente inferiore all'altra componente, la legge di Raoult poteva essere modificata in questo modo, e cioè che p con b sarebbe stato uguale ad x con b per la costante di b. Cosa rappresenta K? K rappresenta la costante di Henry, che chiaramente è variabile a seconda delle coppie che noi di gas e di liquido che andiamo a considerare. All'aumentare della temperatura, la solubilità, quindi la solubilizzazione del gas, diminuisce, così come abbiamo detto, andando a osservare la tabella riportata qui nella slide. Ci accorgiamo, per esempio, che a 0 gradi l'azoto è molto più solubile rispetto a 40 gradi centigradi, stesso dicasi per quanto riguarda l'ossigeno, e come abbiamo detto prima, questa legge non vale per quelle sostanze che sono altamente solubili e che danno origine a una reazione chimica. Sui testi viene riportata la formula in un modo diverso, e cioè la quantità di gas disciolto all'interno della soluzione che viene indicata con S, e quindi possiamo definirla come solubilità, è pari alla pressione che il gas esercita sul liquido per la costante di Henry. Quindi possiamo definire, in altre parole, la legge di Henry in questo modo, cioè a temperatura costante, la quantità di un gas poco solubile, quindi non reattivo, disciolta in un dato volume di liquido è proporzionale alla pressione del gas nella fase sovrastante, della fase gassosa sovrastante la soluzione. La solubilità di un gas viene chiamato anche coefficiente di assorbimento, che viene indicato con alfa, e viene chiamato coefficiente di assorbimento oppure coefficiente di Bunsen. Perché diciamo questo? Perché se noi andiamo a considerare, per esempio, una situazione che ci troviamo in natura, in cui abbiamo, per esempio, un recipiente contenente acqua, e questa è sovrastata da azoto e ossigeno, che sono i due maggiori componenti dei gas atmosferici, chiaramente sempre a temperatura costante, che cosa accade? Accade in realtà che all'interno dell'acqua non avremo le stesse quantità di azoto e ossigeno, ma esse varieranno in funzione del coefficiente di assorbimento. Per esempio, se l'azoto in atmosfera è al 78% e l'ossigeno è al 22%, troveremo nella soluzione un diverso rapporto, che sarà per esempio 33% di O2, poi faremo degli esercizi in tal senso, e il 66% di azoto, quindi disciolto, ammesso che chiaramente tutta la frazione atmosferica sia formata soltanto da azoto ed ossigeno. E quindi, se consideriamo una miscela di gas, possiamo affermare che questi gas si andranno a sciogliersi proporzionalmente al loro coefficiente di assorbimento. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione. Nella prossima lezione andremo a fare alcuni esercizi per andare a capire meglio la legge di Henry. Ciao a tutti, iscrivetevi al mio canale.